Sono ore caldissime intorno al futuro di Pierre Kalulu. Quella di oggi può essere la giornata decisiva per il trasferimento del difensore francese dal Milan alla Juventus dopo la notizia dell'improvvisa accelerazione nella trattativa emersa ieri. I due club hanno raggiunto un principio di intesa sia sulle cifre dell'intera operazione, che si chiuderebbe in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14, un bonus di ulteriori 3 milioni e il 10% sulla futura rivendita. Non sono emersi invece ulteriori dettagli sulle condizioni che le due società avrebbero pattuito in merito alle condizioni per far scattare il riscatto al termine della stagione 2024-2025. In queste ore la Juventus è al lavoro per perfezionare gli ultimi passaggi per la stesura dei contratti, visto che Kalulu andrebbe a firmarne uno per la stagione alle porte ed eventualmente un altro per legarsi ai colori bianconeri anche per le stagioni a venire nel caso in cui fosse confermato. Le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri riferivano dell'intenzione della Juve di far scattare la conferma solamente nel caso in cui il classe 2000 disputasse almeno il 60% delle partite ufficiali. Sfumati prima Calafiori, passato all'Arsenal, e Todibo, trasferitosi nei giorni scorsi al West Ham, Thiago Motta ha dato parere positivo all'arrivo di Kalulu, giocatore apprezzato per la sua duttilità tattica, può agire anche da terzino destro oltre che da centrale e per le caratteristiche compatibili col suo modo di fare calcio. Fuori dal Berlusconi nelle scorse ore dalla Francia, oltre all'interesse manifestato da alcuni club stranieri, è emerso quello che pure l'Atalanta avrebbe espresso nei confronti del giocatore in uscita dal Milan. Legato al club rossonero fino a giugno 2027, ma che nel corso del precampionato era scivolato nelle gerarchie del nuovo allenatore Paulo Fonseca, che gli ha spesso preferito la coppia Tio-Automori e che, con gli arrivi dal mercato del serbo Pavlovic e dell'esterno brasiliano Emerson Royal, avrebbe verosimilmente faticato a garantirgli un ruolo di primo piano nel Milan di questa stagione. Stante lo stato avanzato della trattativa con la Juventus, non è da escludere che Kalulu possa non figurare nell'elenco dei convocati per la partita di stasera, a San Siro, contro il Monza per l'assegnazione del trofeo Berlusconi. Le parole di Ibra ad avvalorare l'ipotesi che Kalulu possa presto salutare il Milan sono arrivate le parole di Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Emerson Royal, che rischia di togliere spazio al giocatore francese. Bisogna capire cosa sia il meglio per lui, quanto spazio può avere con Fonseca. Juventus, giallo chiede la cessione e fa spazio a Kalulu, dove può andare? Con un'operazione lampo la Juventus sta per prendere Pierre Kalulu, il difensore francese classe 2000 che lascerà il Milan dopo 4 stagioni. I bianconeri cercava un giocatore in quel ruolo dopo aver visto sfumare prima Calafiori, Arsenal, e poi Todibo, West Ham. Giuntoli ha avviato la trattativa con i rossoneri e dopo meno di 24 ore l'affare è già in chiusura. In uscita i bianconeri stanno lavorando su Daniele Rugani, il classe 94 ha un discorso avviato con l'Ajax che deve però prima vendere un difensore, probabilmente Medic, e nelle ultime ore ha ricevuto un'offerta dall'AL Ain allenata da Hernán Crespo. In casa Juventus però il difensore scontento è un altro, e secondo quanto riporta Sport Italia ha già chiesto la cessione. Si tratta di Thiago Giallo, che dopo il suo arrivo a gennaio scorso potrebbe lasciare i bianconeri avendo giocato appena un quarto d'ora nell'ultima giornata del campionato scorso contro il Monza. Per il resto, tanta panchina, solo panchina, tra Serie A e Coppa Italia. Arrivato a Torino dopo un lungo periodo di inattività a causa di un brutto infortunio, il difensore portoghese è comunque fuori dai progetti della Juve,
non rientra nei piani di Thiago Motta e fa parte di quei giocatori che l'allenatore non ha convocato per l'amichevole contro il Brest. Dove più può andare di Lunga Alo in queste ultime settimane di mercato? Giuntoli sta cercando una sistemazione per Giallo. Tra le ipotesi c'è quella di un prestito con l'idea di fargli ritrovare il ritmo partita e un po' di continuità. L'ex Lille era stato accostato anche ad alcuni club italiani, ma probabilmente in Serie A non ci sono margini per un'operazione di questo tipo. Più facile che si provi a seguire una pista all'estero, un'idea può essere quella di inserirlo come contropartita in uno dei eventuali affari Galeno o con Ceicao col Porto. La Juve infatti in attacco sta chiudendo per Nico Gonzalez, ma oltre all'argentino vorrebbe prendere un altro esterno e con la società portoghese ci sono stati dei dialoghi per i due giocatori. Calciomercato. Colpo McKennie, ecco con chi firma. La rottura tra la Juventus e McKennie molto probabilmente porterà ad una separazione al termine della stagione. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, al giocatore non dispiacerebbe trascorrere un anno ai margini dei bianconeri per poi magari trovare con maggiore tranquillità una squadra la prossima stagione e senza dover fare i conti con decisioni della vecchia signora. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Di certo l'idea McKennie a zero stuzzica molte squadre di Serie A. Il giocatore in passato era stato accostato alla Roma e il club giallorosso potrebbe piazzare un colpo di calciomercato simile la prossima stagione. Ma attenzione anche ad altre squadre pronte ad inserirsi per cercare di riuscire a regalare un centrocampista di livello al proprio tecnico e presto si avrà un quadro molto più chiaro. Molto dipenderà da quello che succederà nei prossimi giorni. Una cessione dell'americano in questa sessione non è assolutamente da escludere considerando la volontà dei bianconeri di mettere in ordine i conti. Ma si ragiona anche sulla possibilità di arrivare al termine della stagione e poi far separare le strade a parametro zero. Mercato. McKennie, un'idea di molti club di A, a zero McKennie, rappresenta una occasione di calciomercato molto importante per diversi club di Serie A. Approcci in passato sono stati fatti dalla Roma e da altre squadre e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si concluderà tutto. Di certo al giocatore non dispiacerebbe terminare la stagione ai margini della squadra bianconera, per poi poter scegliere a zero la sua nuova destinazione.